Accorata conferenza stampa del segretario del PD Micaela Fanelli questa mattina a Campobasso. Il partito deve ritrovare coesione attorno al suo esecutivo regionale. Le manifestazioni della Passione Vivente sono tornate in diversi centri della regione, eventi che hanno attratto l'interesse di comunità locali e turisti. Fondi per l'acquisto di un'auto emoteca in grado di raccogliere sangue nei paesi della regione. Iniziativa della FIDAS allo stadio Selvapiana del capoluogo. Appena 2 punti in 3 partite per le molisane impegnate in Serie D. L'Agnone precipita in classifica, in Eccellenza prosegue invece la cavalcata dell'Isernia. Buon pomeriggio gentili telespettatori, lo avete sentito dai titoli. Micaela Fanelli, segretario regionale del PD, ha spaziato questa mattina sui temi del lavoro, scuola e sanità, un lungo intervento nella sede del partito in via Ferrari. Non è il momento delle divisioni nel centro-sinistra, occorre nell'unità trovare le soluzioni più opportune alle difficoltà sociali ed economiche dei cittadini. Giuseppe Pittà. A tutto campo e dinanzi a telecamere e taccuini oggi il segretario Micaela Fanelli. Dai piccoli segnali di risveglio economico e produttivo del Molise alle vertenze che riguardano i dipendenti della formazione professionale, biblioteca Albino e protezione civile. Ma il tema del giorno rimane il futuro della sanità. Sulla questione il PD si gioca molta credibilità. Il premier Renzi ha avanzato la proposta di commissariare tutte le regioni in odore di indebitamento. Il PD sul tema vuole trovare unità di intenti attorno al suo governatore commissario Paolo Frattura. L'indirizzo nazionale di Renzi è per il commissariamento generale di tutte le regioni che sono in piano di disavanzo. Questo è un indirizzo che ha visto già il commissariamento della regione Calabria, che riguarderà chiaramente le regioni che non riescono a dare risultati. Nei confronti del Molise questo indirizzo è stato calmierato, è stato rallentato perché c'è un piano con cui si possono dare delle risposte, ma perché c'è anche un approccio politico che è positivo. Tutti abbiamo convenuto sulla legge dei precari, maggioranza e minoranza, ma non soltanto interna al partito ma anche col centrodestra, era necessario. Io cito sempre il problema della logopedia, che conosco benissimo, che se non ci fossero alcuni di questi specialisti che vanno sul territorio, oggi noi cesseremmo alcune LEA, alcune attività fondamentali per il territorio. Ma è una legge che non è detto che veda in qualche modo la positività completa da parte dei controlli che vengono fatti. Lo dico perché molto spesso il tema della sanità è percepito come un tema astratto, anche la questione del commissariamento è percepito come un tema astratto. Agnone, la sintesi che abbiamo portato avanti a Agnone, o le soluzioni quando le mettiamo insieme, evidentemente rafforzano le posizioni compatte, e non commissariare il Presidente della Regione mentre c'è un indirizzo nazionale in questa direzione per tutte le regioni in disavanzo è un'apertura per il Molise, perché questa sensibilità di un commissario eletto dal popolo, perché il Presidente della Regione, consente di trovare nelle deroghe che ci sono per i tragitti, per i tempi percorso di Agnone, oppure nelle necessità di deroghe con legge regionale per i precari, una sensibilità politica diversa rispetto a quella che avrebbe un commissario. Micaela Fanelli nel suo lungo intervento ha presentato la giornata di domani a Campobasso con la visita del sottosegretario all'istruzione Davide Faraone. Altra questione calda, quella che interessa in Italia circa 150.000 docenti precari, oltre 5.000 nel solo Molise, la riforma della scuola pubblica e le prossime attese in missioni in ruolo. Abbiamo preferito organizzare degli appuntamenti di confronto con il sottosegretario all'istruzione. Il sottosegretario è ovviamente la massima autorità nazionale per quello che riguarda il tema della scuola e della riforma della scuola, dico la massima perché lui ha la delega specifica sulla riforma stessa. Abbiamo 2 momenti domani, la mattina istituzionale, la facciamo questa riunione alla Iovine, gli diamo il benvenuto in modo anche consono come si conviene in questi casi, abbiamo scelto la Iovine per simbologia anche legata al nome, ma la parte calda, diciamo, la verità è domani pomeriggio, perché domani pomeriggio alla Biblioteca Albino noi ci aspettiamo che ci siano e abbiamo invitato i sindacati, le forze di base, ognuno che ha già espresso la propria posizione contraria rispetto alla riforma, ci sarà una vivacissima discussione sul tema della riforma della scuola. Per la segreteria saranno presenti Antonella Presutti e Michele Di Giglio, che esprimeranno la linea della segreteria, ma per la regione c'è il Presidente della Regione Michele Pietraroia, l'assessore
assessore all'istruzione, ma la parte più consistente di domani è il dibattito e l'offerta al territorio di poter esprimere la loro posizione. Il comparto sanitario del Molise è prossimo al collasso, il disavanzo è peggiorato, afferma Aldo Di Giacomo, portavoce dell'Italia dei Valori. Il programma operativo 2013-2015 è stato valutato negativamente dai tavoli tecnici ministeriali. Il costo del personale e le consulenze sono in aumento, mentre i tempi di attesa dei fornitori sono di circa 833 giorni. Per queste altre ragioni l'Italia dei Valori presenterà una interrogazione parlamentare sul disastro gestionale della sanità regionale. Il Molise è la regione d'Italia con il maggior tasso di posti letto per day hospital, 0,48 per mille contro un tasso medio nazionale del 0,38 per mille. Il dato è emerso oggi a Roma in occasione del 12° rapporto Osserva Salute, ma il Molise è anche la realtà con la maggiore durata della degenza preoperatoria, 2,4 giorni a fronte di 1,7 della media statale. Segno questo di una efficienza gestionale ospedaliera ancora fortemente migliorabile. Le organizzazioni sindacali del comparto agroalimentare chiedono alle istituzioni la massima attenzione sullo zuccherificio del Molise, cercando la salvaguardia dei lavoratori a rischio. Questa mattina i rappresentanti sindacali sono stati convocati dall'assessore regionale Vittorino Facciolla. L'assessore regionale alle politiche agricole Vittorino Facciolla ha convocato a Campobasso una riunione specifica sullo zuccherificio del Molise, rispondendo di fatto alle sollecitazioni delle organizzazioni sindacali nazionali e regionali sulle scelte di rilancio dello stabilimento di Termoli, richiesta fatta in particolar modo dalla FLAI CGL nazionale, che con i suoi dirigenti di livello centrale interviene, facendo proprio il concetto che in Molise è necessario avviare la campagna di raccolta bieticola e ribadendo che bisogna dire basta con l'arroganza delle istituzioni, soprattutto oggi, dove sono a rischio i posti di lavoro di tanti dipendenti. Sono mesi, affermano, che chiediamo alla Regione di chiarire quali intenzioni ha in merito alla programmazione della campagna Zucchero 2015. Allo stato attuale, tranne numerose contraddittorie dichiarazioni, nessuna risposta convincente è stata fornita. Lo zuccherificio è ormai a un punto di non ritorno. Il problema diventa grave soprattutto per il fatto che se entro fine marzo, cioè oggi o domani, non saranno seminate le bietole, si avrà la certezza, tuonano, che la campagna quest'anno non sarà svolta e la filiera bieticola saccarifera sarà fermata in tutto il centro-sud Italia dopo 44 anni di continuità produttiva. Dunque è sempre più difficile immaginare un qualche futuro per lo stabilimento di Termoli e con esso anche il futuro dei posti di lavoro legati alla produzione dello zucchero e alla filiera agricola ad essa collegata. In Consiglio regionale Francesco Totaro ha presentato una interrogazione con la quale chiede alla Giunta la sospensione cautelativa rilasciata alla Momentive di Termoli al fine di esaminare tutti gli aspetti legati all'autorizzazione dell'ampliamento della fabbrica chimica. Sono legittime in questo momento le apprensioni dei cittadini legate all'assenza di monitoraggio del Basso Molise in un'area dove sono presenti molti agenti inquinanti ed è concreto il rischio di allagamenti come accaduto in passato. Finalmente un inizio di settimana a livello climatico decisamente primaverile, condizioni meteorologiche favorite nelle regioni adriatiche dalla presenza di un anticiclone delle Azzorre. Ulteriori miglioramenti sono previsti nei prossimi giorni. Il maltempo che ha condizionato a lungo le stagioni autunnali e invernali ha creato numerosi dissesti idrogeologici. Col ritorno del bel tempo si spera in interventi rapidi per la messa in sicurezza di numerose strade e fondovalli. Una impresa molisana, la Califel, ha realizzato in sintonia con l'Ateneo Molisano un innovativo sistema di ventilazione negli edifici che mantiene salubri gli ambienti. Questa mattina nello stabilimento di Vinchiaturo la presentazione del progetto. Una soluzione integrata per consentire l'innovazione per la riqualificazione energetica del parco edilizio esistente come per le nuove costruzioni.
Così nasce Sivenek. A dimostrazione dell'eccellenza presente sul territorio regionale, l'azienda molisana Califel SRL ha presentato questa mattina nel suo stabilimento della zona industriale di Vinchiaturo il prototipo di un innovativo sistema di ventilazione meccanica controllata e ad elevata efficacia, nato dalla stretta collaborazione con il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell'Università degli Studi del Molise. Noi abbiamo colto l'occasione con i fondi PowerFESR 2007-2013 di dare concretezza a un'idea che nasceva dall'esigenza legata alla classificazione energetica degli edifici, che comportava sempre più involucri attenuta e quindi necessità di rendere salubre e di qualità l'aria indoor all'interno dei locali confinati. Per questo avevamo un'idea progettuale che abbiamo sviluppato e messo sottoposto, diciamo, all'esame dell'Università del Molise, che quindi ha rilevato la rispondenza dell'apparecchiatura e le elevate prestazioni. La Califel quest'anno ha il 25esimo, ma proviene da 50 anni di esperienza dell'attività paterna Ettore Lalli. E quindi noi abbiamo sempre cercato sinergia con il territorio e con le istituzioni accademiche, culturali, e per poi poter sviluppare dei progetti che potessero dare una nuova opportunità allo sviluppo della nostra regione. Sono pronti circa 8 milioni di euro di finanziamenti regionali per le piccole e medie imprese, utili per investimenti, prestiti partecipativi e per iniziative di internazionalizzazione. Nei prossimi giorni la Giunta Palazzo Vitale approverà i regolamenti attuativi per l'accesso al credito, regolamenti stilati da Finmolise. E il microcredito potrebbe rappresentare per il territorio un'ancora di salvezza a favore di tante piccole aziende a conduzione familiare. La rete microfinanziaria nata a Venafro mette a disposizione anche per i lavoratori autonomi prestiti fino a 25.000 euro senza necessità di presentare garanzie da restituire dopo 7 anni in rate trimestrali. Cambiamo ancora argomento: il processo, le sofferenze e gli ultimi giorni del Cristo nelle spettacolari manifestazioni della Passione Vivente, proposte come ogni anno in Molise. Tradizioni culturali e religiosità popolare. In Molise nel fine settimana sono tornate le rappresentazioni della Passione di Gesù in occasione dell'avvio della settimana di Pasqua. Molti paesi della regione hanno allestito gli eventi all'interno dei centri storici per ricreare le giuste atmosfere negli ultimi giorni del Cristo. Le narrazioni della Passione hanno avuto origine dai Vangeli e celebrate dai cristiani annualmente in forma solenne e spettacolare. Nell'Uliveto a Venafro, in piazza San Rocco a Torella, in piazza Iezza a San Polo Matese, a Campo di Pietra, lungo la scalinata San Nicola a Trivento, alcuni degli eventi più attesi nella Domenica delle Palme. I fatti narrano dalla celebrazione del Cenacolo con Gesù, affiancato dai suoi discepoli la sera del giovedì, all'interrogatorio nel palazzo del Sommo Sacerdote Caifa. Il processo a Gesù termina solo all'alba al canto del gallo, poi i sacerdoti conducono il Cristo da Ponzio Pilato, la sofferenza e il martirio nel percorso dal palazzo di Pilato fino al monte Golgota. Qui Gesù è crocifisso e, come vuole la tradizione, muore alle 3 del pomeriggio del venerdì. Deposto dalla croce, il tramonto è imminente. Il corpo senza vita del Salvatore viene sistemato in tutta fretta in un sepolcro a poca distanza dal Golgota.
La resurrezione per i cristiani avverrà solo più tardi, quella che oggi è appunto la domenica di Pasqua. I pargoli, candidi come fiocchi di neve, vengono a me. Detenzione illegale di stupefacenti. 6 persone sono state denunciate dai carabinieri a Venafro, tra essi in modo particolare 2 giovani campani di Piedimonte Matese e Capriati. Sono stati trovati in possesso di alcune dosi di eroina nascoste all'interno della loro Alfa Romeo 146. Da gennaio il comando provinciale dell'Arma ha sequestrato oltre 200 dosi di droga, 10.000 euro provento dello spaccio illegale e denunciati 9 corrieri. Nuovo sciopero nazionale per i gestori degli impianti di carburante nelle autostrade d'Italia. La protesta è fissata dalle ore 24 di domani alla stessa ora del 1 aprile. Nella tratta molisana resteranno aperti gli impianti di Rio Vivo e Trigno Est. Fondi per l'acquisto di una auto-emoteca, il mezzo mobile utile e fondamentale nel raccogliere sangue nei paesi del Molise. Riuscita la manifestazione che ha visto protagonista la FIDAS nel capoluogo di regione. In campo i volontari della federazione contro la nazionale italiana Tori. Al nostro microfono Aldo Caligaris, presidente nazionale della Federazione Associazioni Donatori di Sangue. È un evento importante perché innanzitutto coniuga due aspetti per noi strategici, cioè la salute del donatore, che è una persona che gode appunto di uno stato di salute buono per poter donare il sangue, con corretti stili di vita legati quindi a una buona alimentazione ma anche a una buona attività fisica e quindi allo sport. E poi che ha come finalità l'evento quello di poter raccogliere dei fondi per finalizzati all'acquisto, al finanziamento di uno strumento come l'autoemoteca, che serve a garantire in termini di qualità e sicurezza la raccolta del sangue dei donatori sul territorio, cioè coloro i quali vivono magari in comuni o in realtà lontane da dove esistono i servizi trasfusionali pubblici, ovviamente non potendo fare la donazione in locali e spazi che non sono a livello sanitario autorizzati a poter accogliere questo tipo di attività, vengono raggiunti da questo mezzo mobile, che è un mezzo che avrebbe nel futuro, dopo l'acquisto, le caratteristiche per poter garantire appunto la sicurezza del donatore ma anche la standardizzazione degli emocomponenti raccolti per assicurare una terapia sicura ai pazienti e quindi incrementare quello che è il numero delle donazioni e garantire sempre una disponibilità di sangue e di emocomponenti e poi dal plasma, di medicinali plasma derivati per tutti i cittadini bisognosi di questa terapia. La donazione è l'unico modo per poter avere il sangue non si fabbrica in laboratorio, non si ottiene dalla lavorazione industriale o farmaceutica, l'unico modo per garantire questa terapia ai pazienti è attraverso una donazione volontaria e responsabile, che richiede innanzitutto la conoscenza dell'atto in sé e poi la disponibilità e il consenso appunto di volontariamente dare qualche cosa per gli altri di se stessi. L'UNICEF ha raccolto nei 2 capoluoghi di provincia una somma pari a 1.200 euro da destinare alla campagna 100% vacciniamoli tutti, attraverso 2 distinte manifestazioni sportive di solidarietà. Protagonisti gli studenti degli istituti superiori di Campobasso e Isernia, nei palazzetti dell'Unimol e quello comunale. Agli incontri hanno preso parte anche una rappresentativa di immigrati africani ospiti a Monteroduni. Concerto pomeridiano oggi ad Isernia, interamente dedicato alle composizioni di Ludwig van Beethoven. L'esibizione dell'affermato maestro Olaf John Laneri a partire dalle ore 17. E siamo adesso alle previsioni del tempo. Alta pressione oggi sul Molise, cielo prevalentemente soleggiato nella prima parte, stellato dalla sera.
Le temperature odierne sono comprese tra gli 8 gradi di Campobasso fino alla massima di 18 su Termoli. Ventilazione variabile, Adriatico centrale poco mosso. Domattina ancora ampie schiarite sono previste sulla regione. I venti ruoteranno sud-occidentali, valori climatici in ulteriore aumento. Per lo sport iniziamo dal calcio. In Serie D la Maceratese è frenata in casa dal Chieti. Per le molisane appena 2 punti conquistati in 3 incontri. In Eccellenza 25esimo successo per l'Isernia che travolge il Roccaravindola. In promozione testa a testa tra il Macchia e il Montenero. Vediamo assieme i risultati e classifiche dell'ultimo turno. Alma Fano Fermana 3-0, Castelfidardo Matelica 0-0, Celano Jesina 1-2, Giulianova Campobasso 1-1, Maceratese Chieti 1-1, Olimpia Agnonese San Nicolò 3-4, Recanatese Civitanovese 2-2, San Benedettese Vispesaro 1-3, Termoli Amiternina 0-0. Per una classifica 64 punti la Maceratese, 60 il Fano, 54 San Benedettese, 48 Campobasso, 45 Chieti, a 42 punti la Civitanovese e il Matelica, 40 il San Nicolò, 38 la Jesina, 36 Giulianova. La Fermana quota 34, 31 Recanatese, 29 Castelfidardo, poi la coda della classifica 27 Termoli, 25 Amiternina, 23 Lagnone, 22 Pesaro, 16 punti il Celano. Scendiamo in Eccellenza, 27esima giornata, Casalnuovo Cliternina 2-1, Compressorio Vairano, Sesto Campano 0-1, Riccia Campatesa 5-1, Roccaravindola Isernia 2-6, Roseto Montaquila 1-1, Santeriana Vasto Girardi 1-5, Sporting Matese Fornelli 5-0, chiude Venafro Gioventù Dauna 2-2. Per una classifica, Isernia 75, Gioventù Dauna 59, al terzo posto il Vasto Girardi a 47, 45 Venafro, 44 Sporting Matese, 42 Sesto Campano, 40 Riccia, 39 il Gambatesa, 37 Roccaravindola, 36 Comprensorio Vairano, 32 punti Montaquila, più staccate le altre, 26 Casalnuovo, 23 Roseto, 20 Sant'Eliana e Cliternina, chiude il Fornelli a 19 punti. Scendiamo in promozione, Aliferme Storo 1-0, Petacciato Frentania 3-1, Campo di Pietra Vinchiaturo 2-2, Castelmauro Torre Magliano 0-2, Quercus Cerce Maggiore Macchia di Sernia 1-2, Real Prata Spinete 2-1, Real San Martino Pietra Monte Corvino 2-2, Pirotecnica la vittoria del Montenero 9-2 sul terreno del Riparimosani. Classifica della promozione, in testa Macchia di Sernia e Montenero a 57, 3 punti in più del Pietramonte Corvino, più staccato la Life 51, 46 Spinete, 44 Campo di Pietra, 35 Torre Magliano, 33 Cerce Maggiore assieme al Petacciato, 32 Real San Martino, 31 un'altra coppia, Vinchiaturo Real Prata, a 29 la Frentania, a 25 il Toro, 24 Castelmauro, 14 punti il Ripalimosani. E siamo adesso ai contributi filmati, il Campobasso impatta 1-1 sul terreno del Giulianova, i molisani hanno lasciato la partenza ai locali, il solito Todino rimedia a fine primo tempo. Pareggio per 1-1 al Rubens Fadini tra Giulianova e Campobasso, coi padroni di casa di Mister Giorgini che dominano il primo tempo senza però riuscire a chiudere la gara e subiscono il pareggio degli ospiti proprio nel finale di frazione. Partenza al fulmicotone dei giuliesi, già al quarto Nassi lanciato a rete ma fermato per un fuorigioco inesistente. Al settimo il vantaggio del Giulianova con Nassi che si inarca e
conclude e sulla ribattuta si inserisce Censori che scarica in rete di prepotenza l'1-0. Al nono Nassi, lanciato ancora in contropiede ma giunto in area, rientra verso il centro per evitare due avversari e conclude facendo la barba al palo. Ancora Giulianova al 14° con una gran conclusione dai 20 metri di Mariani che sfiora l'incrocio dei pali. Al 30° sempre Giulianova con un cross morbido in profondità per Esposito che però da posizione defilatissima effettua un tiro cross che attraversa tutta l'area. Improvvisamente al 46° del primo tempo il Campobasso pareggia con Todino che, liberato in area da Marinucci, trafigge senza problemi falso per l'1-1. La ripresa è equilibrata con possesso sterile degli ospiti che nell'unica occasione al 37° colgono un legno con una conclusione da fuori area di Sprofonda Lagnone al Civitelle contro il San Nicolò, sconfitta pesante sul morale per la classifica. Cartellino rosso al centrocampista Ricamato. Crolla Lagnone dinanzi al proprio pubblico, spettatori ammutoliti per una prestazione inconsistente della truppa granata. Di fronte un San Nicolò organizzato da mister Epifani con un 4-4-2 manovriero in mezzo al campo, pungente sugli esterni e solido in retroguardia. Eppure per i molisani l'avvio faceva ben sperare. Al secondo giro di lancette Ceolin non centra il bersaglio sulla violenta punizione affidata al destro di Di Lullo. Altri 6 minuti e un altro calcio piazzato, questa volta di Cantoro, mette in difficoltà Di Gifico che si rifugia in angolo. Dalla bandierina l'attaccante brasiliano Ceolin, sostituto naturale dello squalificato Ibe, anticipa tutti e infila facile per l'1-0 dentro l'area piccola. Sembrerebbe una partita tutta in discesa per gli agnonesi contro un avversario dalla classifica assolutamente tranquilla. Invece il San Nicolò, pur privo dell'infortunato Iaboni e con Bartolini in panchina, inverte ben presto la rotta. Neanche 11 minuti di gioco e sui piedi del centrocampista centrale De Santis capitano 2 occasioni da tramutare in rete. Sulla prima Biasella è salvato dai legni, sul prosieguo dell'azione il numero 8 in maglia gialla spedisce il cuoio fuori misura. Ma il pareggio arriverà di lì a poco, sono trascorsi poco più di 15 minuti, Biasella respinge per linee centrali la punizione di Chiacchiarelli, il più lesto di tutti è De Santis pronto a ribadire in rete. Gli ospiti sono galvanizzati dall'1-1 e affondano con facilità nella malmessa difesa granata, priva di Litterio e Pifano, anch'essi squalificati. Al minuto 29 Micolucci coglie il palo con Biasella immobile sulla traiettoria. I locali hanno una fiammata al 31°, pennellata di Di Lullo, Natalini è più lesto di tutti, ma la rete viene annullata dalla terna diretta da Volpi di Arezzo per posizione irregolare. Il San Nicolò in palla lo dimostra l'esterno Chiacchiarelli che castiga per la seconda volta Biasella con il mancino sul palo più lontano. La rasoiata finisce all'angolo. La partita sale di ritmo, non c'è la carica agonistica delle partite migliori, ma l'Olimpia è sul pezzo. Santoni frana su Di Lullo all'interno dei 16 metri per Volpi e calcio di rigore. Si incarica della battuta Cantoro, sinistro chirurgico che ristabilisce la parità. Inutile il tentativo di Di Gifico. I padroni di casa avrebbero prima del tè una possibilità con Santarini in contropiede. Si deve distendere il numero 1 ospite per evitare ulteriori guai. Stessi 11 di partenza sistemati da Donatelli ed Epifani, squadre quasi speculari, ma viene fuori il maggiore tasso tecnico e di esperienza degli abruzzesi. Chiacchiarelli impegna subito in avvio Biasella sul solito calcio piazzato. Poi la svolta è negativo per i padroni di casa. Ricamato perde la testa e rifila una gomitata a Gabrieli. Il capitano, già ammonito nel corso del primo tempo, lascia i suoi in 10. È la resa per Lagnone che consegna le chiavi della partita agli avversari e non sarà più in grado di reagire. Al 18° imbucata di Santoni al limite dell'area per il centravanti Moretti. Biasella, aiutato dal palo, mette in angolo. Ancora 4 minuti e sul calcio di punizione di Micolucci, Biasella sbaglia completamente il tempo dell'uscita. L'incornata del nuovo sorpasso è di De Santis.
I locali spariscono dal campo, il San Nicolò infierisce su un avversario ormai spento e rassegnato e colpevolmente demotivato. Biasella commette ancora un grave errore in uscita ai limiti dell'area, in comprensione con Lattarulo, e per Moretti si spalanca la porta sguarnita. 4-2 per gli ospiti, con parte del pubblico di Fede Granata che preferisce lasciare in anticipo il Civitelle. Il tentativo di Saltarin al 36esimo tra le casacche gialle è assolutamente velleitario. A partita ormai irrimediabilmente compromessa, Serrone, subentrato a Catalano, trova la via della rete, complice un digifico in calo di concentrazione. Ma siamo al 42esimo e già scorrono i titoli di coda. La reazione d'orgoglio dei molisani è tardiva. Il San Nicolò, con pieno merito, espugna il Civitelle. Il Termoli è costretto al pari interno dall'Ami Ternina. Gli errori sotto porta dei giallorossi hanno frenato la squadra di Pino Di Meo. Il Termoli muove la classifica, ma deve accontentarsi del risultato ad occhiali contro una diretta concorrente per i play-out. Polveri bagnate per gli avanti adriatici al Cannarsa, poca cattiveria e lucidità le colpe dei padroni di casa. I locali provano subito ad affondare dalle parti del portiere Merlini. Interessante la conclusione del centravanti Ragazzu dopo 7 minuti. Sulla ribattuta dell'estremo difensore Santoro spreca in modo vistoso. Gli ospiti aquilani rispondono al decimo. D'Alessandris mette i brividi sulla schiena di Marconato, ma non inquadra la porta di casa. Le squadre non riusciranno per larghi tratti a superarsi. Sul rettangolo verde sono molti gli errori in fase di costruzione del gioco. A metà tempo Pino Di Meo perde il fantasista di Matera per un serio problema ai legamenti del ginocchio. A sostituirlo è Vitale. Prima del rientro negli spogliatoi stecca la palla a Ragazzu, dinanzi all'estremo abruzzese Merlini che ringrazia. Il centravanti sardo si rivede in avvio di ripresa, ma manca ancora una volta il colpo del KO da posizione defilata. Si salva di nuovo la Ami Ternina. Gli ospiti però non stanno a guardare, si fanno minacciosi con il numero 6 Caprioli vicino alla rete. La gara si fa più interessante, le squadre lasciano maggiori spazi di manovra agli avversari, ma sono ancora molti gli errori di misura. I termolesi ci sono. Cremona, servito da Vitale, impensierisce nuovamente Merlini, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0 di partenza. Agli abruzzesi l'ultima opportunità capita sui piedi dell'attaccante Schippel. Marconato vigila con attenzione e manterrà la sua porta inviolata fino al triplice fischio di chiusura di Pragliola di Terni. Giovedì Santo di nuovo in campo, il Termoli a Civitanova Marche, derby contro il Celano per l'Ami Ternina. Cambiamo disciplina, la Virtus Campobasso si conferma ai vertici dell'Atletica Nazionale. Da Romualdo Bibbo arriva un nuovo titolo italiano, quello di cross nella categoria junior disputato ad Abano Terme in provincia di Padova. Tra i senior invece quinta piazza per Leo Paglione, altro portacolori della società di atletica del capoluogo. Ed infine l'Isernia domina la Megari del Napoli e porta 5 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice al vertice del campionato di pallavolo femminile di Serie B. 3-1 il risultato finale al Pala Fraraccio, primo set in favore delle partenopee che chiudono 25-17. Poi la rimonta delle Pentre guidate in cabina di regia dalla Giroldi. Circa 500 gli spettatori sernini che hanno seguito il match clou della giornata. Come detto, con la pallavolo è tutto, grazie, a risentirci a questa sera.